una delle partite più eccitanti. Prende il telefono, mi fa: Sergio, te sto a fare il video, fai quella di Balamasca che la manda Paolo. Se venite agli eventi, capite. Ho pensato tanto, mi sono guardato dentro e mi sono detto una cosa. Bentornati sul mio canale. Non è il primo video del genere che faccio, con questa location soprattutto, perché i fedelissimi sanno che a fine 2023, a Capodanno, ho fatto un video del genere in cui parlavamo un po', e lì vi ho fatto una promessa. Vi ho detto: ragazzi, vi prometto e proverò a fare il massimo per aumentare il numero di questi video in cui chiacchieriamo un po' di più, senza filtro. Oggi, visto che siamo in quella fase di mezzo perfetta in cui è passato abbastanza tempo dall'evento e dall'uscita dei video della YouTuber Summer Cup, ma manca ancora un po' all'inizio della nuova stagione, anzi alla conclusione della passata, perché lo sapete, ci sarà la finalissima tra Juve e Napoli a settembre, poi un sacco di novità, e ve lo dico, tantissime che non immaginate neanche, perché abbiamo un po' rivoluzionato tante situazioni con la nuova YouTuber League. Oggi siamo qui perché volevo chiacchierare, detto proprio così, e quindi se voi avete visto il video di Capodanno già sapete cosa sta per succedere. Come ogni video di questo tipo che si rispetti, c'è il vino rosso, ovviamente. Quindi io brindo alla vostra. Quanto ci giochiamo che a fine video la maglietta bianca non sarà più bianca? Non lo so, fate voi nei commenti. Tra l'altro mi è toccato fare la guerra un po' con tutti, perché secondo l'essere umano medio il vino rosso è invernale e il vino bianco è estivo. Io non credo ci sia una stagione per il vino rosso, poi ditemi la vostra nei commenti. Premessa doverosa: la YouTuber Summer Cup, e questa è una cosa che ho visto che qualcuno di voi non aveva chiarissima, è un evento di 3 giorni. Quindi non è che escono 6 video, ho letto tanti commenti del tipo: ma quando registrate le semifinali? Ragazzi, è un tour de force, sono 3 giorni, ringrazio ancora la Boreale per l'ospitalità, Edoardo Bave per l'invito, Leonardo Casavecchia, il presidente, un po' tutti, per averci regalato la possibilità di fare il tutto nel loro centro sportivo. Venerdì, sabato e domenica, 19, 20 e 21 luglio, è stata ammazzata, perché abbiamo fatto 9 partite il primo giorno, 6 partite il secondo e 5 il terzo. Ovviamente, tra il caldo e il numero elevato delle partite, potete immaginare che la stanchezza alla lunga. È stato tosto, però è un po' un mood mondiale, campagna europea quasi, no? È un universo a sé la Summer Cup, molto diversa dalla YouTuber League, e secondo me anche più magica per questo, anche se è meno calcio rispetto alla partita classica. Detto questo, poso il vino perché sennò mi cade tra 3 minuti, e cominciamo ad andare per ordine. Partendo da che cosa? Dalla grande differenza rispetto agli eventi che avete visto fino alla fine della stagione 23-24, per intenderci. Avete imparato a conoscere Mirko Mastrocinque, che per me è una figura fraterna, sia lavorativamente parlando che umanamente parlando. È una figura che è entrata in punta di piedi, intanto è un professionista totale e un creator che stimo e che seguivo anni fa sul canale dei Nirkiop. Ma poi ha una testa incredibile, nonostante la capigliatura particolare, gli outfit spesso discutibili, sono d'accordo con voi, però è un ragazzo che è entrato in punta di piedi nell'universo della YouTuber League, dandomi qualche consiglio qua e là, e poi si è reso conto, e mi sono reso conto anche io, che volendo fare la telecronaca, volendo giocare, perché lo sapete, mi diverto, credo anche sia giusto, no? Non potevo anche organizzare e basta, o comunque sì, però c'è sempre quel problema della gente che vede i complotti, e quindi narrativamente il fatto che s'acchitta tutto lui, anche se poi non ho mai alzato una coppa neanche quest'estate, poteva essere un pochino un controsenso. E quindi piano piano il lavoro di Mirko è aumentato, le responsabilità anche, e già era così quest'anno con la YouTuber League, responsabilità prese dai capitani, lui che va all'ultima parola, però io che avevo tanta voce in capitolo, soprattutto perché ufficialmente non vi avevamo raccontato nulla. Poi prima della Summer Cup invece vi abbiamo presentato quello che sarebbe stato tutto il reparto strutturale, il regolamento e chi avrebbe preso decisioni. E quindi per me è stata una Summer Cup totalmente diversa rispetto alle altre. Mi ha permesso per la prima volta da quando esiste
la Summer Cup, ma forse da quando esistono anche i derby degli youtuber attorno al 2016, di godermi completamente quella tre giorni. Come telecronista, ma neanche troppo, ed è stato voluto. Riccardo Mancini, Peppe Di Giovanni sono state voci clamorose che hanno raccontato le partite e tutta la Summer Cup. L'ambizione, la voglia di vincere, d'accordo, sì, tutto bellissimo, ma mi volevo divertire. Questa è una cosa che ho cominciato a ripetere anche al gruppo della nostra squadra, la Roma Creators. E onestamente ci siamo divertiti. Ve l'ho detto, il primo giorno erano 9 partite. Noi, Roma-Verona e Inter-Roma, le due partite del girone, le giocavamo tardissimo. La prima mi pare verso le 8:40, forse dopo. Fatto sta che era molto tardi, ecco, mettiamola così, orario serale già. Ed è stata una partita che è andata molto bene, in modo positivo. Abbiamo approcciato contro, tra l'altro, la nuova arrivata e, con 2 assist da parte mia, con un gol, con una dedica molto bella. Marconi due volte, 2 assist e gol! Straripante, il capitano della Roma, 3-0. Visto che lui è brasiliano e tra l'altro il papà ha corso con questa leggenda che purtroppo sono 30 anni esatti dalla sua scomparsa, Ayrton Senna, e abbiamo pensato di dedicargli un gol. Poteva segnare lui, potevo segnare io, ha segnato lui su assist mio, che è stato ancora più bello. Secondo me ci sono dei personaggi, delle leggende che vanno al di là dei banali confini che possano essere calcistici, sportivi o di vita. Lui è un personaggio che vi consiglio di recuperarvi. Su Netflix c'è un bellissimo documentario che mi sono recuperato qualche mese fa. E per chi ama lo sport, per chi vive di emozioni, secondo me è un personaggio che ti trasmette tantissimo. Con Sergio abbiamo deciso di omaggiarlo in questo modo. E come ho detto nell'intervista, poi la roba meravigliosa è stata che potevo segnare io, poteva segnare lui. Ha segnato lui su assist mio, e forse con l'assist più bello che abbia mai fatto in carriera, anche l'ultimo. Perché molto, molto, mazza, De Bruyne sembrava, Questo, ragazzi, cioè, ogni tanto Fede Marconi Prime nei commenti, lo voglio. Fatto sta che dopo Roma-Verona eravamo comunque consapevoli di aver fatto bene, perché era importantissimo partire col piede giusto, però di non aver battuto la squadra più forte del torneo ad oggi. Il Verona comunque, essendo anche new entry, ha scelto proprio la società dei creator, che magari anche tra di loro non si conoscevano. Infatti mi dispiace che poi abbiano sofferto tanto da un punto di vista di prestazioni all'interno della Summer Cup, perché secondo me poteva essere una squadra anche più competitiva, e ovviamente lo sarà all'interno della nuova YouTuber League. Quella è stata veramente una bella battaglia. Roma-Inter è stata, del girone, una delle partite più eccitanti. Vi dico solo che a fine partita Andrea, fratino, si è avvicinato a tutti noi e uno per uno ci ha detto: ragazzi, cazzo che bella battaglia. Ma lì ho cercato di, da capitano, rimettere un pochino i puntini sulle i. Non voglio sentire lagne, perché siamo creator, perché stiamo facendo un contenuto. Però mi piace sempre ricordare come ci siano dei gruppi squadra. Cioè, ogni squadra deve essere tale per raggiungere dei risultati. Non è che stiamo a giocare a FIFA, che ci sono le figurine. Solo che, mentre facevo quel discorso alla squadra, ho rischiato di essere linciato completamente dai ragazzi del centro sportivo. Ora, il primo giorno, anche lo scorso anno, ne eravamo consapevoli, sapevamo di finire tardi, ma tardi per noi poteva essere mezzanotte e mezza, l'una e mezza. Ecco, Roma-Inter si è giocata alle 2:45. Vicino al campo, vicino al centro sportivo, c'è un dormitorio di preti, da quanto mi è stato raccontato. E potete ben immaginare la loro poca felicità nel ascoltare la telecronaca di Peppe Di Giovanni alle 3 del mattino di Inter-Roma. E a fine partita, quindi, il diktat, l'imperativo era: ragazzi, via, scappiamo, andiamo via, svuotiamo il campo, spegniamo le luci. E invece io ero ancora lì a fare il discorso come un matto alla squadra. La cosa bellissima è che venerdì e sabato è venuto a vederci Edoardo Bove, che non vi devo presentare, insomma. Mando un bacio enorme a Edo, e piccola parentesi su di lui: per me è un grande calciatore, gli auguro il meglio. È il meno calciatore che io conosca tra i calciatori, da un punto di vista prettamente umano. È
Un ragazzo di una sensibilità unica, piedi per terra, educazione totale. L'ho conosciuto ormai quasi un anno fa, perché mi ha scritto lui per propormi di fare la YouTuber League in quel centro sportivo che lui gestisce insieme a Leonardo Casavecchia e al presidente. E tutte le volte che ci siamo incrociati, da ottobre dello scorso anno fino ad oggi, è sempre stato meraviglioso, si è sempre prestato alla grandissima, ci segue, quindi sono veramente felice di questo. Però la cosa divertente è un'altra, ovvero il fatto che Edo era venuto a vederci il venerdì, poi è tornato il sabato, ma prima di tornare il sabato è dovuto andare a parlare Porello con la sua aura. Il presidente ci ha mandato lui, ha fatto la paraculata. È dovuto andare a parlare con i preti per chiedere scusa da parte nostra per gli orari del giorno prima. E la cosa che non dimenticherò mai è Bove che mi racconta questa cosa e dicendomi, virgolettato, il prete stava, cioè non l'ho mai visto così arrabbiato, mi ha detto no, io stanotte ho quasi perso la fede. E lì la mia mente volava, perché ho immaginato la scena. Lo state facendo anche voi? Bene, andiamo oltre. Sabato è stata la giornata partita peggio in assoluto, intanto perché abbiamo dormito poco. Casa mia, questa qui, piena di persone, perché ho fatto tipo hotel 2.0. C'erano Sergio, Cruz, Michele Rapolla, Jay Pata, Sofia Balzani che ha allenato l'Inter, ovviamente Mirko, quindi insomma casa era piena. Ci siamo però alzati con Michele che ci dice: ragazzi, io sono infortunato, io oggi non so se riesco a giocare. E personalmente ho avuto l'ansia fino a 3 secondi prima del calcio d'inizio di Roma-Lazio, partita che avremmo dovuto giocare appunto nel playoff, perché mentre per il Napoli siamo riusciti anche lì grazie a Mirko e grazie ai Fuse Gamer che sono sempre stati disponibili e d'aiuto proprio da un punto di vista collaborativo e organizzativo, abbiamo fatto quel cambio in Napoli, no? Fuori Crispo che era infortunato, dentro Fabio Di Mauro, però per la Roma questo cambio non c'era. E quindi Michele ha detto: vabbè dai, provo. Io stavo con l'ansia totale, ho detto: ecco, facciamo il playoff, perdiamo il derby. Questa è proprio scritta, questa cosa qua. E rispetto al giorno prima, sono arrivato al campo col muso proprio, cioè lì ero proprio finito. Poi scherzi un pochino prima della partita, ti rilassi e va bene. In campo perché ci tiene, questo significa essere squadra. Prima di un derby la cosa più importante. Michi Rapolla davanti, Sergio Cruz, altra chance, Sergio Cruz! 4-0! Ma non è possibile, mi fa tutto. Presente questo momento, questa esultanza nello specifico? Ecco, Sergio, lo sapete, quando esulta con noi tendenzialmente fa sempre la Dybala mask. Dopo quel gol c'era Edo Bove a bordo campo a guardare la partita, prende il telefono e fa: Sergio, te sto a far video, fai qua la Dybala mask che la manda a Paolo. E quindi Sergio così verso il basso, è una cosa che mi dispiace che non ci sia la ripresa precisa del momento in cui Bove è così col telefono, perché farebbe molto ridere. Solo che poi, e questa è l'highlights del secondo giorno, post Roma-Lazio Bove ha cominciato a sorridere meno, perché si è perso le chiavi della macchina. Ragazzi, non sto scherzando, questa è una roba meravigliosa. Doveva andare via a un certo punto, e però non trovava queste benedette chiavi. E mi arriva la voce. Quindi immaginate Mengo, il ragazzo che ci dà una mano sempre con l'organizzazione, fa da bodyguard, recupera palloni, guida il van, che smette di seguire tutta l'organizzazione dell'evento, mentre intanto le partite vanno avanti, perché comincia a cercare le chiavi di Edo, ma non solo, c'erano almeno 3-4 persone dei nostri lì intorno, tra DJ, cameraman, nessuno riprendeva più la YouTuber Summer Cup, perché c'erano queste chiavi che si erano perse. Spoiler, non le ha ritrovate. Ma la cosa che è pazzesca è che poi arriviamo a Bologna-Roma, e qui passo alla fine, faccio un attimo un salto, perché a fine partita mi avvicino verso l'esterno, verso la porta, trovo Edo Bove, che era ancora lì, io mi avvicino con gli occhi lucidi, e lui mi guarda e fa: allora è andata bene? Io faccio: è andata bene, sto a piagne. Lui mi guarda e mi fa: sto a piagne pure io, non trovo le chiavi. Finché uno se le dà in campo, non per farsi male, e qui ovviamente faccio una piccola parentesi, Sergio ha fatto un paio di interventi eccessivi, sono sicuro non per far male all'avversario. Possiamo parlare del fatto che volesse far innervosire qualche avversario, alla sua esperienza, il suo bagaglio calcistico, non facciamo i finti buonisti,
in campo si fa anche questo. Di certo non voleva far male a Pada, come si è visto in quel frame, o altre sciocchezze simili. Rimpallo e colpo ritacco del boss del freestyle. Il boss della tecnica, Pechini para, poi Tiger anche da terra. 1-1 tra Roma e Bologna, si va ai calci di rigore. Nella Summer Cup dell'anno scorso, ne abbiamo parlato nel video di Capodanno, c'era stato quel Roma-Napoli che era esattamente quel turno che quest'anno era Bologna-Roma, con una struttura leggermente diversa. Quindi per arrivare a Bologna-Roma quest'anno abbiamo comunque dovuto fare un playoff precedente, però chi passava andava in semifinale, lo scorso anno in Roma-Napoli e quest'anno in Bologna-Roma. Io ho un ricordo del pre calci di rigore di Michele Rapolla che mi si avvicina e mi fa: oh, la dobbiamo vincere, l'anno scorso siamo usciti così, a questo punto è questo il momento in cui dobbiamo riprenderci tutto. Ed era così, il cerchio si chiude, la ruota gira, e quello doveva essere il nostro momento. Ho cercato di mantenere un distacco e una freddezza che ho mantenuto, e quindi arrivo a calciare il mio rigore, che era il secondo della serie, che ero sicuro di fare gol. Metto palla sul dischetto e penso: se prendo Fene entra in porta col pallone. Parte Fede Marconi sotto la traversa, di potenza. Tutta questa sicurezza non ce l'avevo al secondo, vi dico la verità, al secondo rigore ero ho detto sbagliato. Perché, e questa è una cosa che ho visto anche la reaction di Blur, sembrava fatta apposta, io mi trovo nella condizione in cui, se sbaglio, abbiamo perso, eravamo già ad oltranza. Sta calando il silenzio sul campo della Boreale. Fede Marconi contro Fene. Parte Fede Marconi! Io tiro un sospiro di sollievo, ma quello emotivamente è stato un rigore. Sudavo freddo prima di calciarlo. Testa battuta. Batte Fene! Ricorsa, sinistro palo! Palo di Fene! Ha sbagliato il Bologna! Fino ad arrivare al momento del rigore di Michele. Che se la meritava. Ora può andare di rincorsa Michele Rapolla. Rapolla! Rapolla! La Roma batte il Bologna ed è in semifinale. Ricordo che mi è venuto a abbracciare mio cugino per primo, poi è arrivato Peck, poi mi sono alzato, sono andato da Michele, ed è stato un momento che ha rappresentato lì la chiusura del cerchio, perché lo scorso anno spopolava, no? Diventava virale il reel del mio pianto, ed ero abbracciato a lui vicino alla porta. Quest'anno vado a cercarlo, vado a cercare l'abbraccio, e vedo anche lui commosso. E lui è uno che sembra un robot, sembra il dottor Gelo, perché non si emoziona mai. Invece in quel momento era emozionato anche lui. Poi vado sotto la curva, mi butto per terra, arriva Sergio. Sergio, io umanamente lo sto conoscendo sempre di più, ed è una scoperta bella. Una scoperta bella perché in questa Summer Cup, ai miei occhi, da un punto di vista umano, ha fatto un grandissimo passo in avanti. Il lato emotivo di questi eventi lo capisce soltanto chi gioca o chi viene a viverli dal vivo. Io vi consiglio, vi chiedo di venire agli eventi, ma perché davvero è qualcosa questo mondo strano, perché siamo creator, neanche troppo forti la maggior parte di noi a giocare a pallone, che si divertono a rappresentare le loro squadre del cuore, o comunque delle squadre di Serie A. A volte non tutti sono tifosi, no, delle squadre in cui giocano, però c'è il senso d'appartenenza, e quella è una cosa che io lo capisco. Se voi guardate soltanto il video montato, non vi arriva del tutto. Noi cerchiamo di farvela arrivare, io in primis ho sempre cercato l'emotività anche al montaggio, però se venite agli eventi capite. Vi auguro di vivere determinate emozioni, che siano in Serie A, e ve lo auguro per davvero per i più piccolini che hanno tanto margine di crescita, ma che siano anche al campetto con gli amici, al torneo del giovedì sera, alla YouTuber League se siete creator e avrete modo di partecipare, dove volete. Però vivete con le emozioni, che è la cosa più bella. E se uno non lo capisce, sti cazzi, perché tanto quelli che vi criticano, nell'80% dei casi, e mi tengo basso, pagherebbero, venderebbero la madre per stare al posto vostro. Quindi godetevi quello che vi state vivendo con le emozioni, che sono veramente le cose più belle.
e con le emozioni arriviamo al terzo giorno. Ero veramente cotto il terzo giorno. Una parte di me era serena, cioè comunque era già un regalo poter arrivare alla fine del torneo, perché comunque uscivi con l'Inter e sapevi di fare la finale terzo e quarto posto. Chiaramente l'obiettivo era vincere con l'Inter e farsi la finalissima. Lo sapete com'è andata. C'è un momento che ricordo anche con particolare divertimento contro l'Inter, cioè prima della partita, che è questo qua che state vedendo. C'era questa struttura con un pezzettino che non si vede, ma che è in plastica e serviva proprio per reggere il pallone, tenerlo un pochino anche elevato rispetto alla struttura e quindi bloccarlo. Distruggo tutto. E quella è stata... almeno mi sono rilassato, quello va detto. Resta il fatto che fossi cotto e che l'Inter fosse uno squadrone. Eravamo cotti noi in generale e siamo crollati alla fine. Sergio Cruz! Si è portato in spalla la difesa dell'Inter, ha scaricato col destro sotto la traversa, 2-0 della Roma. Taglio di Matoshi, Gil Bernana va da quella parte, poi gliela dà, e Matoshi l'ha rifatto, con quello scalpino. È finita, l'Inter con una rimonta clamorosa. Batte la Roma, finisce 3-2, una partita che entrerà nella storia della Summer Cup. La Roma vinceva 2-0, l'Inter con il cuore, con la tecnica, con la forza mentale ha battuto la Roma. E dopo Roma-Inter, onestamente vi dico che è stata dura. Dopo Roma-Inter, io non so, vi ho fatto tutto un bel discorso, post Bologna, sconfitte, ci rialziamo, never give up. Dopo Roma-Inter, ragazzi, e qua bevo un attimo, io sono stato un'altra persona e vi siete fatti delle domande riguardo il mio futuro nelle ultime settimane. Vi ho portato a farvi queste domande anche con un tipo di comunicazione che ho adottato già dopo Roma-Inter. E adesso ci arriviamo. È stato un onore rappresentare questi colori, essere il capitano di questa squadra. Come sto nella fase in cui mi faccio delle domande? Sono tanti anni che ci provo, no? E quindi per un motivo o per un altro non va. E mi godrò questa partita come se fosse l'ultima, poi chi lo sa. Questo è quello che dicevo nell'intervista pre-Roma-Napoli, finale terzo e quarto posto. L'avete vista in un video diverso rispetto a Roma-Inter, ma entrate nell'ottica che all'evento erano passati 5 minuti dal fischio finale di Roma-Inter. Ci sono dei momenti in cui, sai, hai perso tantissimo negli anni e pensi, dai, prima o poi arriverà il mio momento. Dopo Roma-Inter io non so cosa mi sia passato per la testa, però ero stanco. Ero veramente stanco, un po' demotivato, poco capitano, mettiamola così, però molto umano, molto persona che poi tira le somme e dice, cavolo, ma non tutti vedono lo sforzo che si fa per organizzare queste competizioni, anzi quasi nessuno. Lo vede chi mi sta un po' vicino durante l'organizzazione, lo vedono alcuni creator che fanno parte di tutto, sicuramente non lo vedete voi, che poi magari apprezzate tutto, non date nulla per scontato, però non lo vedete, non sapete quanto è difficile economicamente, quanto è difficile organizzativamente con gli orari. E lo faccio anche perché mi piace sempre, con i giusti valori, senza chittasse nulla, però mi piace l'idea di poter riuscire ad alzare un trofeo assieme agli amici di una vita, assieme a Sick, assieme ad altri ragazzi. E lì è crollato un po' tutto, in modo anche ingiusto, perché poi eravamo comunque in finale terzo e quarto posto, potevamo arrivare sul podio, coronare un'avventura comunque indimenticabile di questa Summer Cup. Però l'avete visto anche come ho affrontato Roma-Napoli. Tante volte sono stato il capitano di questa squadra e ho provato a trainarla, non da un punto di vista tecnico. Lì do tutto, ma non sono il più forte della squadra e chiaramente non della competizione, e ne sono consapevole e neanche mi interessa esserlo. Però emotivamente, da capitano, ho provato a fare il massimo. Ringrazio la Roma Creators perché mi ha trascinato
contro il Napoli al terzo posto della Summer Cup. Io faccio un assist e un gol contro il Napoli, ma vi assicuro che è stata la mia peggior partita della Summer Cup. Non c'ero, ero spento, non correvo, non la volevo neanche giocare. E chiedo scusa anche ai tifosi che erano lì, perché comunque meritavano quello che poi è stato il terzo posto, chiudere festeggiando e comunque esultando. In quel momento lì io ero spento, e in questo torno a Sergio. Sergio è stato il capitano in quella partita lì. Sergio mi ha stupito in positivo, mi ripeteva continuamente: facciamolo per i tifosi, facciamolo per loro. Lui come gli altri, come Peck, come Michele, come Sick, come Claudio, come Boss, come il mister, che è stata una scoperta meravigliosa in panchina il nostro raid. Grazie ragazzi, siete stati voi a sollevare quello che in quel momento era un Fede molto abbattuto. Il quinto rigore della serie, non dico nulla. Pechini contro Dario. Ed è per questo, vista la delusione post-Inter, visto il pensiero continuo di lasciare, per tanti motivi, perché magari pensi anche di essere un problema a un certo punto, che poi dopo il rigore, in quella camminata verso i nostri tifosi, mi sono lasciato andare. Senti, raga. Oh, andiamo a ringraziare i tifosi. Dai, Fede. Corso Roma, per chi ho lottato Roma, per chi sono morto Roma, forza Roma, forza Roma, forza Roma, Roma, Roma. Ecco perché c'è quel pianto lì, che qualcuno ha compreso, qualcun altro no, qualcun altro ancora ha travisato, ha trasformato in un addio certo. E io non prendo in giro nessuno, ci ho pensato realmente in tutte queste settimane trascorse dal 21 luglio, perché voi quel video l'avete visto il 10 agosto, ma è tutto successo il 21 luglio. Ho pensato tanto, mi sono guardato dentro e mi sono detto una cosa. Io a 12 anni, era l'inizio della terza media, ho avuto un gravissimo incidente. Ve l'ho raccontato qualche anno fa, ma era un pubblico diverso, ero diverso io, quindi forse è giusto riaggiornarci. Mi ha fatto rischiare la vita, sicuramente l'amputazione di una gamba, e sicuramente mi ha fatto smettere di giocare a pallone a livello agonistico. Forse non sarei diventato un calciatore, no, mettiamola così. Non sarei diventato un calciatore, però vallo a spiegare a un bambino di 12 anni che forse non sarebbe diventato un calciatore. In quel momento il sogno è morto, potevo giocare chissà a quali livelli, magari molto bassi. Non l'ho potuto fare, è un momento della mia vita che ringrazio tanto, perché mi ha permesso di coltivare quello che poi era il mio vero sogno, ovvero commentarlo il calcio, raccontarlo, quindi la telecronaca. Però vi parlo spesso del bambino che c'è in ognuno di noi, del sogno che va coltivato per rimanere bambini, per farlo sorridere quel bambino all'interno di ognuno di noi. E quel bambino voleva giocare a pallone. E quindi mi sono detto: divertiti. Come fossi un DiCaprio qualsiasi in The Wolf of Wall Street, non me ne vado. Io da qui non mi muovo. Come fossi un Paolo Dybala qualsiasi, ci vediamo domenica. Io sto qua. Arriverà il momento in cui la professione di telecronista mi porterà a fare scelte diverse, l'età anche, ma non è oggi quel giorno, non è oggi quel giorno. Oggi è il giorno in cui voglio divertirmi, continuare a divertirmi, sapendo che è un gioco, ma sapendo che ci tengo tanto. E se poi arriverà il momento di andar via,
mi auguro che arrivi dopo aver alzato un trofeo. Non siamo i più ricchi, non siamo i più organizzati e non vogliamo esserlo, perché siamo quelli che, a mio modo di vedere, vivono con le emozioni al 100% ogni evento. E lo facciamo perché rappresentiamo le nostre squadre, le squadre del cuore. Alla fine sì, è un video su YouTube, però quando c'è questo meraviglioso sport in mezzo, quando c'è l'amicizia, quando c'è la maglia da rappresentare, cambia tutto. E tutti quelli che fanno parte della YouTuber Summer Cup e della YouTuber League il cuore ce lo mettono, si emozionano dentro e fuori dal campo. Quindi ve l'ho detto l'anno scorso e ve lo ripeto adesso: abbiamo vinto noi! Ci vediamo con la YouTuber League!